E allora siamo agli ultimi momenti della serata. Due battute insomma con qualcuno del gruppo, una a caso, mister Beretta, prego. E poi il capitano Andrea Milani, venite. Mister Beretta, iniziamo da questo incitamento, da questo che vede davanti, come descriverlo? Buonasera a tutti, tanto ringrazio tutti i tifosi. Ringrazio tutti per l'accoglienza. Credo sia doveroso prima di tutto, visto che è stato ricordato lo scorso anno, fare un applauso a mister Breda perché ha fatto una stagione straordinaria insieme a tutti i ragazzi che erano qua, e credo sia doveroso questo applauso. Chiaramente noi ce la metteremo tutta per fare un'altra stagione importante, stiamo lavorando parecchio e speriamo di toglierci tante soddisfazioni tutti insieme e che ci sia sempre questo entusiasmo, perché abbiamo bisogno dell'entusiasmo di tutti, dei nostri tifosi, della stampa, di tutti insieme, soprattutto nei momenti di difficoltà che ci saranno durante la partita, durante la stagione, perché questi ci saranno, ma credo e sono sicuro che con questo entusiasmo li supereremo di sicuro. Mister Beretta, non abbiamo ancora finito, chiaramente cosa vuol dire gestire una stagione in cui possibilmente si deve fare meglio di quella precedente? Ma indubbiamente non sarà facile, perché fare meglio voler venire andare in Serie A, quindi quello è chiaro. D'altronde ho detto anche ai presidenti quando ci siamo visti, allora Guardiola non doveva andare al Bayern che ha vinto tutto e quindi il Bayern rimaneva senza allenatore. Di conseguenza è stato un piacere per me ovviamente accettare, non ci ho pensato su un attimo, sono venuto subito perché ho avuto il modo di apprezzare la società, la serietà della società, ho avuto modo di apprezzare quando siamo venuti col Siena anche lo sportivissimo pubblico, che questo è un aspetto estremamente importante, e quindi ovviamente come dicevo prima cercheremo di fare del nostro meglio, l'impegno ce lo metteremo, quello è fuori di dubbio. Bene, grazie mister Beretta.